a metà strada dall'incrocio di Argello verso il borgo alto di Castelletto d'Erro, si trova la chiesa campestre cimiteriale dedicata a Santo Onorato. È certamente il primo luogo di culto di tutta questa zona. L'area in cui sorge è stata cimitero prima dell'era cristiana e fino al 1600. Nella visita pastorale del 1585, il vescovo di Acqui, San Giorgio, scriveva che si trova nei pressi la chiesa dedicata a Sant'Onorato. Il cimitero è in disuso perché è stato costruito il nuovo cimitero nel borgo principale. La strada è stata costruita nel 1903. La piccola chiesa, 9 metri per 5 per 5, inserita in questo piccolo cimitero, sta rivelando, oltre il fascino della storia, certamente fino al 1500, quando è stata costruita la nuova parrocchiale nel borgo alto del paese, ai piedi della torre medioevale. In questa piccola chiesa si è svolto per circa 1000 anni il culto cristiano della popolazione locale. Nei pressi la zona viene chiamata il deserto, tipico toponimo per indicare il luogo di residenza di un monaco. La scoperta che si è fatta domenica 2 settembre, giornata in cui la comunità locale si riunisce per la messa festiva, è stato una serie di affreschi, pitture, che sono emerse nella parete di fondo. Un altare che facilmente risale al 1930 aveva coperto queste pitture ponendo una statua in gesso degli anni 30. Che cosa ci dice la scoperta di questi affreschi circa questa chiesa? Che nel corso dei secoli questa chiesa, da cappella di un cimitero, luogo di incontro e di preghiera per i primi cristiani, si è trasformata in una piccola parrocchia, anche se la funzione vera della parrocchia dobbiamo rimandarla dopo il Concilio di Trento, il XVII secolo, 1600. La chiesa è dedicata dalle origini al vescovo Santo Onorato, primo collaboratore di Sant'Eusebio, suo successore sulla cattedra di Vercelli nel 342, dove siede come vescovo per 29 anni. È stato il vescovo Ambrogio a volerlo consacrare prete e poi vescovo. Eusebio ha ricambiato il suo maestro pastore Ambrogio, amministrandogli l'unzione degli infermi e la comunione sul letto di morte. Perché Sant'Onorato, un protovescovo della fede cristiana della nostra zona, un vescovo contemporaneo di Sant'Eusebio e anche del nostro vescovo San Maggiorino?
perché onorato è un simbolo sicuro della fede cristiana e dell'impegno pastorale. I castellettesi hanno riconosciuto in questa figura di pastore un esempio di vita cristiana. L'affresco, appena ritornato alla luce, risulta molto ossidato. Al centro si trova una Madonna del Rosario. La Vergine tiene fra le sue braccia, sulla destra, il bambino Gesù. Sia il bambino che la Vergine offrono al devoto la corona del Rosario. Guardando sulla destra della pittura emerge la figura di Sant'Onorato, vescovo con pastorale, croce pettorale. Sulla sinistra un misterioso San Michele Arcangelo, era il custode dei Camposanti. Sulla sinistra di questo affresco è ricomparsa una figura di altra mano, di altra epoca, di un martire cristiano, forse uno dei santi della Legione Tebea, forse San Maurizio, San Secondo, così onorati nella nostra zona. In Sant'Onorato, piccolissima ma antichissima chiesa, c'è l'opportunità di vedere qualcosa di molto antico che i nostri padri ci hanno lasciato.